Salve e welcome back sul mio canale YouTube. Come promesso, ci vedremo spesso in questo periodo. Ho trovato un po' di tempo per dedicare al lato YouTube e al lato Patreon. Ovviamente, in questa parte ti andrò a mostrandoti appunto in tutti i suoi passaggi come poter realizzare un materiale sezione e poterlo applicare ad una qualsiasi mesh immaginabile in pochi passaggi. Anzi, direi in nulla. Per fare questo tutorial ti chiedo soltanto un po' di pazienza, di seguirmi, e qualora ritenessi che questi contenuti, in un certo senso, come dico sempre, arricchiscano la tua figura professionale, allora valuta pure di poter fare un piccolo finanziamento lato Patreon, affinché questi contenuti possano essere sempre più migliorati e messi a disposizione degli utenti. Andiamo a creare, se non hai installato Unreal 5, ok, nella sua versione Early Access, ti consiglio di andarlo ad installare. Tuttavia, queste cose che ci diremo possono essere eseguite sia lato 4 che lato 5, ma la scelta è tua. Io andrò a creare un nuovo progetto di Unreal UE 5 Early Access, ok? Attendiamo che il nostro bravo Unreal si carichi. Come sempre, si carica su quest'altro monitor dove passa il programma di registrazione. Scegliamo un progetto del tutto vuoto, blank, diamo un nome, Section Material UE 5. Ok, diamo un nome e clicchiamo pure su Create. Il mio bravo editor si sta aprendo, ecco, si è aperto, siamo in questa posizione e quindi questo è un progetto, come puoi vedere, completamente vuoto, dove all'interno viene aperta la classica scena di default di Unreal, completamente vuoto. Puoi vedere che sono presenti solo gli elementi di realizzazione del mondo Unreal, quello classico, quello di default. Intanto andiamo in content. Creiamo una nuova folder, io la chiamerò Giovanni Messina. Selezioniamo questa folder, creiamo una nuova folder e la chiamerò Core. Andiamo a dare anche un colore tipo rosso a questa folder, magari lo salviamo pure, lo mettiamo in questa posizione. Entriamo in Core, adesso dobbiamo creare tutta una serie di elementi, ok? Il primo elemento che andremo a creare, basta operare destro clic, andare qui in Material and Texture e scendere fino a Material Parameter Collection. Selezioniamo pure, chiamiamo ad esempio Material Parameter Collection underscore Scale. Facciamo doppio clic su questa parte, vedete che ho la possibilità di settare degli scalar e dei vector parameter. Andiamo pure a cliccare due volte su questa freccia per creare due vector parameter. Clicchiamo su index 0, default volume, vedete che abbiamo due tipologie, la possibilità di poter assegnare un nome e questo chiamiamolo ad esempio POS material. Il colore lasciamolo di default, andiamo su index 1, lasciamo di default il colore e chiamiamo bounce. Salviamo pure questa parte, possiamo anche chiudere per adesso. Bene, ora torniamo in questo spazio. Destro clic, andiamo in Material and Texture e clicchiamo su Material Function. Chiamiamo questa parte Material Function underscore Dissolve. Doppio clic su questa parte e andiamo a scrivere un po' di codice. Andiamo a richiamare qui l'ARP.
free color, ok, dovrebbe essere di default. Andiamo sul pin B qui e digitiamo function input, ok. Lasciamo pure questa parte, tasto 1 da tastiera, clic per una variabile, per una, scusate, una costante di valore pari a 0 in questa parte, attribuiamo A e attribuiamo a C. Ci serve il valore alfa, il valore alfa lo stabiliamo in questo modo. Basta digitare semplicemente function output. Ora dobbiamo richiamare il nodo clamp. Agganciamo questa parte qui a questa parte qui. Da qui segno meno da tastiera. Psst. One minus. Ok. E da qui richiamiamo anche un nodo multiply. One minus lo mettiamo qui, esattamente in questo nodo. Adesso abbiamo bisogno di due output per il nodo multiply. L'uno sarà il nodo power, lo lasciamo qui per adesso, e l'altro sarà il nodo box mask. 3 di attenzione. Ok. Bene, una volta fatto questo, dobbiamo prendere le funzioni di input. Quindi, perché parte dall'output, ok, e deve arrivare ad un input, cioè dobbiamo capire che cosa restituire. Function input, lo lasciamo in questa parte qui, chiamiamolo questo. Input texture, chiamiamolo input texture, facciamo una copia di questa parte qui, input text power. Adesso facciamo una copia qui, ci servono 4 ancora in input 1, 2, 3 e 4, devono restituire il valore input del nodo output, quindi ci ritroveremo a realizzare queste funzioni in uscita da box mask e dal nodo power. Questi sono i nostri input poi da andare a realizzare. Questa parte qui, la prima, potremmo chiamarla input. Facciamo input lock 1, perché dovremmo assegnare il nostro vettore lock 1. Facciamo input lock 2. Ok, 1, 2, mancano altre due, mettiamole qua completamente senza problemi e ci servono il bound e il falloff. Quindi andiamo qui, decidiamo semplicemente input bounds, input falloff. E adesso dovremmo essere pronti. Attribuiamo questa parte qui a questa parte qui, questa parte qui a questa parte qui. Bounds ovviamente va su bounds e age falloff va su falloff, input falloff, ok?
Questa parte qui potremmo anche chiamare opacity. Salviamo e semplicemente andiamo a commentare un po' il codice, ma in maniera semplice. Nodi output. Opacity. Mi si chiamo. Bene, continuiamo con questa seconda parte da dove ci eravamo lasciati. Quindi abbiamo realizzato la funzione mfdissolve, la prendiamo e l'attacchiamo qui accanto per averla sotto mano. Mettiamoci all'interno del content browser e creiamo adesso il materiale master. Quindi facciamo destro clic, andiamo a creare un materiale. Chiamiamo m underscore master underscore dissolve, ad esempio. Tu, volendo, usa un nome più come ritieni più opportuno. Selezioniamo questa parte, ci serve intanto la blend mode di fissarla su masked. Ok? Mettiamo anche il doppio lato su side del nostro materiale, ok? E adesso mettiamoci in questa parte, prendiamo la nostra MF Dissolve, posizioniamoci in questa posizione e mettiamola qui. Vedete che in input ha due canali, quindi l'opacity la metteremo ovviamente su opacity e l'emissive la metteremo su emissive. Non fate caso a questi errori, sono quelli derivati dai nodi di output dalle funzioni, dalla nostra funzione Dissolve. E adesso noi ovviamente dobbiamo andare a realizzare queste funzioni. Bene, iniziamo. Andiamo nel nostro content browser e creiamo una nuova folder, magari la chiamiamo Materials. All'interno di Core qui abbiamo delle funzioni, abbiamo anche il nostro materiale che stiamo adesso creando. Prendiamo pure queste tre parti, quindi la funzione la lasciamo in questa posizione, prendiamo il materiale master e la parte relativa al parametro di collezione e mettiamolo all'interno di materials, ok? Spostiamo in questa posizione. Creiamo adesso all'interno di materiali una nuova cartella, chiamiamola Functions, funzioni. Prendiamo la parte relativa a MF Dissolve e mettiamola in funzioni. Quindi spostiamo in questa parte in modo da averla in questa posizione. Adesso dobbiamo creare tutta una serie di funzioni. Destro clic, andiamo nella parte relativa a Material and Texture e andiamo su Material Function. La prima la chiameremo F underscore base color, ok? Facciamo una copia qui, copy here. Facciamo in realtà più di una copia, copy here 1, 2, 3, facciamo le sedi, copy here 4, copy here 5, copy here 6. Dovremmo farci cioè, base color l'abbiamo fatto. Adesso ci serve la funzione dei limiti. Quindi facciamo fbounce ok, poi ci serve la falloff, quindi questa potremmo rinominarla come f underscore falloff, poi ci serve lock 1.
Quindi andiamo qui. Facciamo F lock 1. Lock 2. Quindi base color, bounce, falloff, lock 1, lock 2, abbiamo la dissolve, ci manca ancora la emissive e ovviamente ci manca anche il text power. Quindi andiamo a rinominare questa come text power. Potremmo anche chiamarla in un altro modo, vediamo come abbiamo chiamata in questa posizione, text power, quindi text power, e poi ci manca in realtà ancora un'altra che facciamo una copia e chiamiamo F. Semplicemente emissive color. Beh, dovremmo avere tutte le funzioni adesso a disposizione. Iniziamo dalla base color, ok? La base color in realtà è molto molto semplice, no? Bisogna semplicemente creare un parametro di tipo tree vector base color. Mettiamo magari un colore di default di questo tipo e agganciamo in questa posizione. Applichiamo e salviamo. Torniamo in Untitled, prendiamo FBounce. FBounce dobbiamo richiamare un nodo multiply che agganciamo pure. Dobbiamo richiamare un secondo nodo multiply, agganciamo A alla parte superiore. Adesso abbiamo bisogno di due valori, due parametri. Uno lo andiamo semplicemente a promuovere e lo chiameremo semplicemente bounce scale. L'altro invece abbiamo bisogno di un collection parameter. Mettiamoci pure in questa posizione, andiamo a selezionare il nostro materiale di collezione parametrica che abbiamo realizzato in precedenza, quindi mpc underscore scale, mettiamoci su bound e andiamolo ad attribuire in questa posizione, ok? Ovviamente qua ci si dice un errore, dobbiamo dire quale di questi. Noi dobbiamo usare bounds limiti in questo caso, quindi applichiamo pure. Torniamo in Untitled, torniamo nelle funzioni, abbiamo fatto bounce. Adesso dobbiamo andare su Emissive Color e operare doppio clic. Ci troveremo in questa parte, anche in questo caso molto semplice, quindi promuoviamo un vector parameter, chiamiamolo Emissive, agganciamo questo, ok? Doppio clic in questa parte. Scegliamo un colore magari che sia carico di questo tipo. Mettiamo anche 200 qua per dare il valore di emissività, ma potremmo anche magari stabilire adesso 20 per questo valore. Beh, ma per adesso, insomma, in questa fase sono tutti dei parametri che poi sono facilmente modificabili. Potremmo anche metterci, ad esempio, in una situazione del genere. Sì, forse è meglio. Ma scegliamo per adesso una situazione di questo tipo, ma andiamo ovviamente a incrementare
Iniziamo 50, questa parte relativa a V, diamo ok, applichiamo e salviamo anche questa parte. Bene, adesso ancora Untitled, Falloff è molto semplice, si serve uno scalar parameter, quindi lo puoi individuare come vuoi, puoi anche semplicemente fare un parametro e convertirlo, lo chiamiamo, scusate, una costante scalare la convertiamo, chiamiamola falloff. Questo valore mettiamolo un valore di default magari pari a 2 e agganciamo questa parte qui a questa parte qui e abbiamo completato anche questa parte, salviamo. Torniamo in questa posizione, flock 1, dobbiamo dare un nodo di ritorno, in questo caso è un vettore, in questo caso abbiamo bisogno della world position, quindi agganciamo questa parte qui a questa parte qui e semplicemente andiamo a salvare, ok? Adesso andiamo ad aprire flock 2. Flock 2, abbiamo bisogno di abbiamo bisogno del parametro di collezione prima creato, quindi collection parameters, ok? Anche in questo caso andremo ad associare il nostro, andiamo in materia, andiamo qui, flock 2, associamo e questa volta scegliamo post material, ok? Andiamo a salvare e andiamo ad applicare, ok, perfetto, salviamo. Ora ci serve il text power, quindi andiamo su ftext power. In questo caso prendiamo un nodo divide, ok, connettiamo questa a questa posizione, lasciamo pure il valore B pari a 2 in questo caso e promuoviamo per il valore A un parametro e lo chiamiamo semplicemente text power, ok. Diamo un valore di default magari per il text power, magari mettiamolo a, non lo so, 0.2, ok? Per adesso salviamo e applichiamo, o meglio viceversa. Bene, ora torniamo in questa parte, dovrebbe mancarne una, perché in realtà io ho bisogno anche pure l'avevamo fatta, no, ok. Torniamo al nostro mdissolve, in realtà noi avremmo bisogno bound, lock, text power, texture, l'abbiamo saltata, ok, andiamo qui e andiamo a fare una copia di questo, copy here, facciamo f texture, facciamo doppio clic, cancelliamo questi nodi. Bene, intanto abbiamo bisogno di un nodo multiply, quindi prendiamo il nostro nodo multiply. Adesso da A e B dobbiamo semplicemente prendere due texture param 2D, ok? Quindi agganciamo il primo in questa posizione, mettiamo in quest'altra posizione e agganciamo su B. Adesso dovremmo dare delle texture in questo campo. Visto che abbiamo creato un progetto nuovo, non ne abbiamo a disposizione, ma possiamo sempre andare ad aggiungere un content pack che ritorna sempre utile, ok? Potrebbe ritornare utile anche nei prossimi passaggi, sicuramente quando andremo a completare il materiale. Attendiamo che venga caricato il content pack. Perfetto, ha terminato. Chiudiamo pure, abbiamo una cartella texture, vediamo che cosa ci propone la nostra texture, vediamo se abbiamo un qualcosa di da poter utilizzare in modo che renda uniforme. Usiamo questo T-Dor, anzi potremmo usare anche qualcosa di più
Doveva esserci, proviamo con smoke. Ecco, usiamo questa qui, la selezioniamo, torniamo nella nostra parte, la attribuiamo in questa posizione, per il momento la attribuiamo in questa posizione e in questa posizione. Visto come viene aggiornato, visto che era una copia dell'altro, è stato attribuito ad entrambi i nodi questa texture. Ok? Iniziamo ad utilizzare questa, ok? Ma anche questi sono dei parametri, quindi basta semplicemente, ovviamente, trasformare questa parte. Basta semplicemente richiamare una sample texture sample. E una volta fatta questa operazione, bisogna andare a convertire in parametro, ok? Questa è l'operazione fatta qui, in modo che non ci siano dubbi, ok? Perché io ho preso direttamente da tastiera. Quindi siamo arrivati a questa parte qui. Adesso ho bisogno di un rotator, quindi lascio il pin e richiamo il rotator. Mettiamolo qui, ci serve una copia, quindi Ctrl W per una copia del nostro rotator. Adesso ci serve un nodo multiply. Agganciamo questo rotator in questa posizione, ok, nella parte relativa a coordinate, ok. Adesso nel secondo nodo multiply da B andremo semplicemente a promuovere un parametro che lo chiameremo second tiling, ok. Lo mettiamo in questa posizione, mettiamo per esso un valore, ripeto, del tutto di default pari a 20. Adesso da A ovviamente dobbiamo congiungere con il rotator e lo faremo attraverso un nodo. Quindi possiamo semplicemente digitare screen position, ok? Ops, no, non è questo qui, ma è semplicemente screen aligned. Dovrebbe essere, eccolo qua, screen aligned pixel to pixel UVs. Ok, prendiamo questo nodo qui, agganciamolo pure nella parte relativa a coordinate, qui in questa posizione. Adesso possiamo fare anche una copia di questo parametro, Ctrl W, lo andremo a rinominare come text res, ok, e agganciamo questa parte qui a questa parte qui. Aggiustiamo un po' il nostro codice e dovremmo essere pronti per avere, diciamo, tutte le funzioni fruibili. Quindi salviamo. Bene, continuiamo questa terza parte. Andiamo all'interno del nostro materiale master creato precedentemente. Vedete che adesso dobbiamo andare ad attribuire tutta una serie di funzioni a questo elenco. Allora, andiamo all'interno di function, ok, qui, andiamo all'interno di function, togliamo anche il filtro, vedete che abbiamo tutte le nostre funzioni belle e pronte. Prendiamo il base color, mettiamoci su master in questa posizione e mettiamoci in questa posizione, attribuiamo al base color. Adesso abbiamo bisogno di tutte queste funzioni in output. Quindi torniamo in questa parte, prendiamo tutte queste funzioni, okay, le prendiamo, ci mettiamo sul nostro master per una frazione di secondo e portiamole tutte in questa posizione. Ovviamente questa non va, ho preso anche la funzione dissolve che avevamo messo in precedenza. Adesso dobbiamo un po' ordinarci queste funzioni. Quindi iniziamo con texture, che la mettiamo qua e agganciamo, iniziamo a metterla in una qualche posizione. Text power la mettiamo qua, ok, agganciamo. Lock 1, eccola qui, la mettiamo qua, la agganciamo. Lock 2, la mettiamo qua, la agganciamo. I bounce, la mettiamo qua e agganciamo. Fall off,
la mettiamo qua e agganciamo, e ci manca soltanto la parte relativa all'emissive color. Se entriamo all'interno dell'MS Dissolve, qui abbiamo questo nodo creato qui, l'ERP, quello che usciva da B, ok, che potremmo anche andarlo a rinominare come Color Emissive. Andiamo ad applicare e andiamo a salvare. Vedete che adesso sono andato a rinominare questo parametro. Prendiamo l'emissive color e mettiamolo in questa posizione. Applichiamo. E andiamo a salvare questa funzione. Abbiamo un materiale per adesso di questo tipo. Teniamocelo così, ok? Torniamo in questa parte. Abbiamo terminato tutta la parte relativa al materiale master e alle relative funzioni. Non ci resta che ordinare un po' il codice. Andiamo in M-Master, qui magari prendiamo questa parte qui, destro click, allineiamo a sinistra e magari usiamo anche una distribuzione in verticale che sia uniforme e mettiamo un po' questa parte in questa posizione. Il resto penso che possa andare bene, quindi ancora una volta salviamo il nostro materiale. Ora andiamo nella parte core, destro click, new folder, chiamiamola blueprints, ok? In questa cartella andremo a realizzare una blueprint class di tipo actor e potremmo chiamarla ad esempio BP Assign Mesh, chiamiamola così. Operiamo pure doppio clic su questa parte, ok? Entriamo all'interno del Castrution Script. Intanto ho bisogno di aggiungere una static mesh in questa parte. Aggiungiamo pure una static mesh. Lasciamo anche il nome di default. In questo caso non abbiamo alcun tipo di problema. E lasciamo pure la parte relativa a static mesh come vuota, ok? Compiliamo questa parte qui. All'interno del Construction Script abbiamo bisogno della static mesh. Ok, quindi set static mesh, mettiamo in questa posizione, agganciamo questo in questa parte e qua abbiamo bisogno di creare una nuova variabile. Una variabile possiamo chiamare static mesh chooser, ad esempio. La tipologia la impostiamo come static mesh, ok, quindi andiamo qua e clicchiamo pure, prendiamo questa parte, expose to spawn e allo stesso modo anche editabile. Vedete che c'è l'occhietto aperto in questa parte e compiliamo questa situazione. Prendiamo questa static mesh e attribuiamola a questa parte qui, ok? Questa variabile che abbiamo realizzato. Adesso io andrei a creare una nuova variabile. Una variabile di tipo booleana, questa volta la chiameremo, chiamiamola in italiano, vuoi selezionare, punto interrogativo. Mettiamo di tipo boolean e andiamo a leggerne una copia, quindi get, non andremo a scrivere. Qua abbiamo bisogno del nodo branch, quindi la classica diramazione che ci consente di sostanzialmente scegliere tra due opzioni a seconda se la variabile è vera o falsa, okay? Quindi è true o false, e mettiamoci in questa posizione. Adesso entriamo all'interno del event graph. Andiamo in una parte vuota e creiamo un custom event, la chiameremo change mat, sì. Ok, facciamo un semplice
Un semplice evento, ok? Quindi change mat. Quindi in questo caso abbiamo bisogno sia della static mesh, quindi get static mesh. In questo caso andiamo a richiamare set material. In questo caso andiamo a promuovere una variabile material qui. La variabile material, allo stesso modo, clicchiamo sull'occhietto per renderla editabile e clicchiamo pure su Expose on Spawn, ok? Non agganciamo ancora questa parte perché io voglio fare una sorta di programmino per cui, diciamo, per ogni loop, per ogni index, e non solo per l'index 0, perché potrebbe capitarci un modello magari con 1000 sub-oggetti. E allora noi dobbiamo essere in grado di attribuire, per poter far funzionare il materiale sezione, a tutti quegli oggetti il materiale appunto sezione. E ovviamente non potrei adesso andare a copiare 1000 copie di questo input e poi andare a collegare, sarebbe ovviamente un macello. Quindi andiamo a richiamare semplicemente il comando for loop, ok? Mettiamo l'index primo a 0 e il last index a 1000. Agganciamo questa parte e questa parte, agganciamo l'index a questa parte e andiamo a semplicemente compilare. Salviamo pure questa parte qui, torniamo nel construction script e diciamo che quando questa variabile risulta true, sostanzialmente deve richiamare async, no, com'era? Mi ricordo, doveva essere change mat, ok? Quindi torniamo in questa posizione. Change mat. Perfetto. Allora, adesso quando è che questa variabile ovviamente risulta true? Questa variabile di default è impostata su false, quindi devo stabilire quando è che questa variabile mi diventa true. Ok? Allora, prendiamo questa variabile boolean semplicemente e anche questa rendiamola editabile e Expose on spawn. Compiliamo e salviamo. Adesso che cosa è successo? Torniamo in Untitled, prendiamo questa parte, mettiamola qua al centro, ok? Adesso io, come puoi vedere in questa posizione, ho la possibilità di attribuire una static mesh, ho la possibilità di attribuire un materiale e ho la possibilità di switchare la mia variabile in true o false. Questo ci servirà molto, ok? Quindi supponiamo ad esempio di scegliere una static mesh. Scegliamo ad esempio cube, ok? Shape cube. Quando io clicco su shape cube, vedete che mi apparirà, adesso ho disponibili solo le mesh relative allo starter content, chiaramente qua dentro, ma posso selezionare una static mesh. Allo stesso modo potrei selezionare per questa static mesh un materiale, ok? Ovviamente posso switchare tra true o false questa parte qui. Quando è false non c'è il materiale applicato, quando è true c'è la mesh subito, però quando decido di sezionare ovviamente deve essere applicato il materiale di sezione che abbiamo ad esempio creato adesso. Quindi lasciamo le cose in questo modo, semplicemente in questo modo. Adesso ci serve un altro elemento di fondamentale importanza, e c'è l'elemento che mi consente poi di stabilire la sezione del mio oggetto. Quindi andiamo a salvare anche tutto, non lo facciamo da un po' di tempo. Save selected e scegliamo ad esempio starter map, ma giusto per dare un nome, ripeto, non è importante. Bene, andiamo oltre. In questa quarta parte andiamo in blueprint qui e andiamo a creare una nuova blueprint class di tipo actor. Potremmo chiamarla BP interactive, ad esempio shape, ok? Chiamiamola in questo modo, e facciamo doppio clic in questa parte. Andiamo ad aggiungere una static mesh. A questo punto qui andremo a scegliere cube, usiamo un cubo, ok? E andiamo a se selezionare come materiale, ad esempio,
è solo a titolo. Per adesso indicativo. Mettiamo un vetro per questo cubo, ok, compiliamo, spostiamoci adesso nel Castration Script, ok, che cosa succede qua? Beh, intanto questa static mesh magari possiamo anche rinominarla come Cube Interactive, ok, o Interactive Cube, scegli tu, la prendo io e la metto in questa posizione. Okay, iniziamo a mettere in questa posizione. Ci serve intanto la Get World Location, quindi Get World Location, ok, richiamiamo Get World Location. Da questa parte qui digitiamo semplicemente set vector parameter volume, ok? Intanto dobbiamo scegliere il parametro. Se io clicco qui ho solo l'MPC scale, quello creato da noi in precedenza. Adesso semplicemente portiamo questa parte qui in questa parte qui, avremo un commutatore automatico che mi switcha tra il vector e il vector 2D del nostro parametro in entrata, ok? Quindi fate questa operazione. Adesso serve anche get world scale, però, quindi get world scale, ok, perfetto. Chiamiamo di nuovo, quindi control W, questo parametro, attribuiamo questo a questo. Lasciamo sempre la stessa, ovviamente, collection, è l'unica che abbiamo. In questo primo caso scegliamo la posizione, ok? In questo secondo caso sceglieremo i limiti, ok? E prendiamo questa parte qui come fatto in precedenza. Vedete che anche in questo caso, visto che trattasi sostanzialmente della stessa operazione, avremo una situazione del genere. Portiamo questo parametro anche in questa posizione, ok? Adesso avrei bisogno di una variabile, perché voglio poter stabilire quando il mio cubo deve essere visibile e quando no, diciamo, perché ovviamente può essere un ingombro, o talvolta andando a scalare si può sovrapporre alla nostra vista, invece noi dobbiamo poter stabilire magari di nasconderlo in modo semplice. Quindi creiamo semplicemente appunto una variabile di tipo booleana, la chiameremo vis on off cube, ok, di tipo booleana, va benissimo. Anche in questo caso mettiamo la parte relativa a expose to spawn e la parte relativa a instance editable, compiliamo. Quindi possiamo decidere noi all'interno del programma quando settare true o false questa variabile. Adesso ci serve il nostro cube interactive, lo mettiamo in questa posizione e semplicemente set visibility, ok? Agganciamo questa parte qui e agganciamo questo vis on off su new visibility, ok? Questo è tutto quanto dobbiamo fare per quanto riguarda questo elemento. Compiliamo, andiamo nella viewport. Allora, Castration Script, questa è false di default, quindi sì, ok. Potremmo anche stabilire che di default è true, in modo da vederne il cubo in entrata. Quindi facciamo in questo modo, Castration Script, selezioniamo la nostra variabile, mettiamola di default pari a true e adesso vedete che rivedo il mio cubo. Salviamo e torniamo in questa posizione. Bene, cerchiamo un po' di ordinare però il codice in questa parte. Abbiamo la funzione change material, io qui l'andrei a mettere in una parte specifica, una categoria specifica, scriviamo edit mode, per esempio, sia material che all'interno del Castration Script qui abbiamo ecco la parte relativa al static mesh chooser, che è una parte editabile.
Quindi anche qui andrei a metterlo in edit mode, quindi dovrei averlo qua sotto, edit mode, compiliamo e salviamo. Adesso se selezionassi questa parte qui, vedete, ho edit mode dove è possibile associare il materiale e la static mesh. Azzeriamo pure questa parte qua. Poi ho questa parte, vuoi sezionare, a questo punto l'aggiungerei sempre all'interno del pannello Edit Mode, quindi posso prendere questa variabile, vuoi sezionare, e la vado a mettere qui dentro, Edit Mode, ok, compiliamo, salviamo, andiamo a vedere, adesso ho tutti e tre sotto questa categoria, Edit Mode, quindi questi sono i settaggi che ci servono. Ad esempio, adesso facciamo un piccolo test, ok? Prendiamo la static mesh. Oh, iniziamo dalla static mesh. Vabbè. Andiamo a prendere per esempio il nostro cubo, cube, ok? Prendiamo un cubo, ok? Poi prendiamo la nostra baby shape interactive, mettiamola in questa posizione. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo attribuire, dopo aver attribuito la shape, un materiale che possiamo creare all'interno del nostro materiale principale. Ok? Andiamo a prendere il nostro master material e creiamo un'istanza. Chiamiamola mdissolve. Magari test. Ho creato qualche altra istanza, ma non fateci caso. Adesso prendo questa istanza e la vado a dare a questa parte qui. Ora, ovviamente, devo decidere se attivo la sezione qui, la spunta su voi sezionare. Vedete che io ho già la mia sezione. Quindi, se seleziono il mio cubo, che tra l'altro posso anche rendere visibile o meno da questa spunta, vedete? Muovendo questo cubo posso scegliere la mia area di sezione. Ma visualizziamo pure per meglio rendere la parte, vedete? Sto letteralmente sezionando. Adesso andremo a fare un esempio un po' più completo, ma comunque si è capito il senso, cioè nel senso io posso prendere un qualsiasi modello e andarlo a sezionare. Posso andare a scalare questo cubo in una qualsiasi maniera, vedete? E tutto viene aggiornato. Nel caso in cui volessi ritornare alla mia configurazione iniziale, basta selezionare il cubo e togliere la spunta su cui sezionare. Il materiale si ripristinerà e la sezione ovviamente scomparirà. Questo posso anche nasconderlo. Nel momento in cui volessi vederlo sezionato, vado a mettere la spunta su cui sezionare. Vedete che? Ok, fatto questo esempio, io creerei un nuovo livello, mi metterei in questa posizione. Bene, fatto questo esempio, creerei un nuovo livello. Non salviamo, non ce ne frega. Ok, e andrei qui in content nella parte relativa al datasheet, che non è presente, quindi ancora un po' di pazienza. Dobbiamo semplicemente andare in plugin datasheet, perché in questo esempio utilizzerò il datasheet. Datasheet importer lo vado ad abilitare, yes, e vado a riavviare il nostro bravo Unreal. Adesso dovremmo esserci. Andiamo in Content, Datasheet, in questa parte, e andiamo a prendere magari un file Datasheet. Io lo andrò a prendere all'interno di 3D Studio Max Export, perché è lì che in genere vado a posizionare. Prendiamo anche Test Dissolve, avevo preparato un file, mettiamolo in Content qui, togliamo anche la spunta su Animation, Camera e Light e andiamo ad importare questo elemento. Ok, adesso dovremmo attendere un poco.
affinché ovviamente Datasmith riproduca poi tutti gli shader relativi. Bene, il nostro bravo Unreal ha concluso l'operazione di importazione della mesh Datasmith. Ovviamente adesso, come dicevo, il nostro materiale è progettato in modo da essere applicato su un'unica mesh, quindi una mesh unita. Allora, se tu questa operazione l'hai già fatta all'interno del tuo software di terze parti, sei a posto. Ma in questo caso, come puoi vedere, abbiamo tantissime mesh da unire. Talvolta questa operazione può richiedere anche un po' di tempo. Comunque cancelliamo la parte relativa alla floor di default, dobbiamo creare questa static mesh, dobbiamo creare un'unica static mesh, quindi che cosa facciamo? Intanto mettiamoci, selezioniamo un solo actor del Datasmith, facciamo destro click, select all data, all static mesh actors, ok? Vedete che li seleziona tutti e adesso a questo punto basta andare semplicemente all'interno di Tools, in questo caso, e cliccare su Merge Actor. Vedete che apparirà tutto l'elenco. E adesso andiamo a unire gli actor. Mettiamo questa static mesh all'interno di una nuova folder, chiamiamola SM, giusto static mesh, per capire che andiamo ad unire questa mesh. Model, anzi facciamo SM, static mesh, underscore model. E salviamo pure, adesso dobbiamo attendere che Unreal, diciamo così, unisca tutte queste parti. Ripeto, questa è una operazione che puoi fare liberamente nel tuo software di terze parti, anzi forse in modo più agevole. Non so, poi dipende uno come si trova, ma sappi che la puoi fare anche in questa parte, ovvero all'interno di Unreal. Ecco, attendiamo che anche questo processo abbia fine. Ecco che la nostra static mesh è stata creata, possiamo anche chiudere il pannello, possiamo anche creare un nuovo livello sostanzialmente senza salvare perché ci è servito solo per creare il nostro modello static mesh e adesso l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare a prendere all'interno della nostra cartella la nostra brava blueprint, ecco la prendiamo. Andiamo ad associare adesso in edit mode qui la static mesh actor che è la static mesh adesso creata, la selezioniamo e la associamo, vedete che è stato associato il modello semplicemente attraverso il prelevatore. Facciamo un'istanza e questa la mettiamo in Instanced Material, spostiamo semplicemente, abbiamo qui la nostra istanza, magari la rinominiamo Inst underscore test, ok? Questo è il nostro materiale, adesso basta semplicemente qui assegnare questa istanza, quindi selezioniamo la nostra blueprint e qui in questa parte vuota andiamo ad associare il nostro materiale. Adesso abbiamo bisogno chiaramente dell'elemento di sottrazione. Prendiamo il nostro cubo, iniziamo a metterlo in una parte qualsiasi, ad esempio in questa posizione. Adesso, come appena seleziono la mia blueprint e attivo vuoi sezionare, vedete che già vedo il cubo di sezione, lo posso spostare dove voglio, ad esempio, supponiamo di spostarlo in una parte alta. Vedete già che è possibile visualizzare il cubo di sezione. Ovviamente adesso potrei scalare il mio cubo in qualsiasi modo. Potrei ovviamente nasconderlo, quindi qua posso mettere la visibilità su off, potrei spostare per vedere l'intera sezione del mio manufatto.
Rivisualizziamo ad esempio il nostro cubo, magari scaliamolo in questa posizione. Vediamo un po' che cosa succede, perché non siamo andati a modificare il nostro materiale, ma possiamo veramente fare tantissime cose. Ecco, apriamo il nostro materiale, mettiamolo pure in una posizione qualsiasi, tipo questa, ecco. Attiviamo la spunta su tutte le parti di tabli, vediamo che cosa ci consente sostanzialmente di fare questo materiale. Intanto posso andare ad agire sulla scala dei limiti, quindi andare a tagliare più o meno e quindi scalare grosso modo la mia sezione. Ok? Nascondiamo pure questa parte relativa al cubo, talvolta può dare problemi. Vedete che adesso io ho la sezione, ma a questo punto se selezionassi il mio modello e semplicemente tolgo la spunta qua, ritorno alla configurazione iniziale, con le texture applicate e tutto del mio modello. Ok? Quindi posso switchare tra questa configurazione e questa configurazione semplicemente attraverso questa parte. Se io tolgo la spunta su vuoi sezionare, vedete che posso avere il modello sezionato o non sezionato. Ora vediamo un poco che cos'altro ci consente di fare questo materiale. Bene, di aumentare la parte relativa al fall off, cioè a mostrare la parte relativa alla sezione in modo più evidente, come puoi vedere. Potrei aumentare la power della mia texture. Ad esempio, se mettessi TexRes 2000, vedete come c'ho anche l'effetto di movimento, proprio l'effetto bruciatura. Prendiamo il nostro cubo. Spostiamolo, quindi adesso non è visibile, ma che è andato a sezionare la parte relativa alla scala. In questo caso potrei creare una sezione completa in questo modo, o magari, e quindi ovviamente creare una situazione di questo tipo. Potrei animare semplicemente questo parametro Bound Scale per avere una sezione in real time del mio elemento. Ovviamente, se mi sposto da quest'altro lato, posso avere una sezione trasversale. Questo senso. Ovviamente potrei fare ancora tutta una serie di operazioni, come andare a cambiare. In questo caso io non ho texture del caso, ma sostanzialmente basta cambiare il colore magari della mesh, volendo possiamo mettere un blu, possiamo cambiare il colore della mesh del mio materiale, o comunque possiamo cambiare il valore
emissivo, cioè adesso vedete che riproduce questo rosso, ma potrei metterlo sul bianco, ad esempio, o sul blu. Quindi potrei fare tutta una serie di operazioni. Ovviamente, come dicevo, nel caso in cui tu volessi ripristinare semplicemente questa parte, ti basta togliere la spunta su vuoi sezionare e ritorni nello stato originario della tua blueprint. Nel caso in cui tu l'attivi, ritorni subito nella parte sezionata. Ma sono ancora tantissime le configurazioni che è possibile dare a questa parte. Rendiamo pure visibile questa shape per vederne meglio. Passiamo i limiti qui. E vedete che tutto avviene in real time. Ok, quindi. Bene, qualora questo tutorial, mega tutorialone, ti fosse in un certo senso piaciuto, ti invito a mettere un like. Nel caso in cui invece ritenessi che le risorse che metto a disposizione, lato Patreon, potrebbero in un certo senso arricchirti nel tuo percorso professionale, valuta pure la possibilità di fare una donazione Patreon. Altrimenti desisti. Bene, ancora Giovanni Messina ti saluta. E ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!